Benvenuti e bentornati in una nuova avventura. Sette in punto, rifugio Scarfiotti. Ci troviamo sopra Bardonecchia, vicino a Rochemolle, e già dove abbiamo lasciato la macchina è un paradiso. Punta Sommelier, 3 ore. Quota di partenza 2100 metri. Facciamo partire la camminata. Vai, go. E ci siamo. Pausa cioccolato e si riparte. Piccola deviazione, perché secondo me su questa collinetta qua un voletto ci sta davvero molto molto bene, ma la deviazione è ripida. Piccolo trucchetto che ho imparato in queste escursioni per non star lì sempre a preparare il drone, monta i joystick, molto comodo per essere pronti in un minuto a volare, ovvero radiocomando già montato con lo smartphone, tanto quando andate a camminare lo smartphone non dovete nemmeno guardarlo, anche perché non prende, e dovete guardare la natura che vi circonda. Sblocchiamo, accendiamo il radiocomando, lui è già tutto connesso, tutto pronto. Dopodiché tiriamo fuori il drone. Con questo zaino, essendo uno zaino fotografico bello morbido, non c'è nemmeno bisogno di mettere il coprigimbal, è tutto bello compatto. Apriamo e in nemmeno un minuto siamo pronti per volare senza smart controller. E ora vogliamo. Una volta finito il volo, spegnete tutto, applicazione aperta, bloccate il telefono in modo tale che una volta sbloccato avete già l'app pronta per rivolare. Mettiamo dentro e ripartiamo. Pian dei frati, non si può non fare un voletto con lui.
abbiamo smarrito il sentiero. A un certo punto non c'erano più paletti e abbiamo intrapreso la strada. Infatti, per andare al Sommelier si può prendere un bel fuoristrada. Ovviamente bisogna essere un po' pratici perché la strada non è proprio delle migliori e soprattutto ci sono alcuni tornanti che troviamo il precipizio di fianco e se sbagliamo la curva non è il massimo. Mentre super consigliata se siamo in bici oppure in moto, ci sono parecchie moto che vengono su di qua. Speriamo di ritrovare presto il sentiero, anche perché solitamente i sentieri tagliano parecchia strada. Abbiamo ritrovato il sentiero, avevamo giusto smarrito un po' la strada, eravamo esattamente là. Dai Bea! Neve, ancora neve. Questa volta è dura, parecchio dura. Ma non bisogna mai mollare. Vero Bea? Sì. Grandissimo. Riposino a quota 3000 metri. Ne mancano ancora 300. Dovrebbe essere lui, la cima Sommelier. Ora vediamo dove ci porta il sentiero, che per ora è veramente molto ben segnalato. Anche se ci sono dei tratti ricoperti di neve, ci sono tutte le colonnine ben segnate. Guardate, infatti, anche qua in ogni curva abbiamo il segnale bianco e rosso. No, non è assolutamente questa punta qua, ma è bensì quella lì. Ne manca ancora un bel pezzettino. E dopo 10 km circa di camminata, oltre 1500 metri di dislivello, siamo in cima al Sommelier. 3300 metri sul livello del mare. Che panorama. Devo dire che oggi abbiamo fatto un bel po' di sana fatica. È proprio bello combattere un po' le paure. Oltre alla grandissima soddisfazione dei 3000 con una vista mozzafiato su tutte le Alpi, beh, un'altra soddisfazione è mangiarci un bel panino, in questo caso pecorino, pane integrale e salame.
Spero che queste riprese vi siano piaciute. Come avete visto, la nebbia sta salendo e il tempo non è proprio dei migliori, sta cambiando molto velocemente. Questo video l'ho registrato col Mavic 2 Pro e fatemi sapere se l'impronta del Mavic 2 Pro si vede, e l'ho registrato con la GoPro Hero 8. Perché non con l'Osmo Pocket? Lo scoprirete poi in un video dedicato. Per supportare questa tipologia di video e la nostra fatica, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. È stata davvero un'ottima escursione e ora si scende. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! E in meno di 2 ore siamo scesi. Fantastico! Sono gasatissimo per l'allenamento che ogni escursione ci sta procurando. È sempre uno step successivo. Ora anche la discesa non ci fa più paura, in quanto la discesa di solito spacca le ginocchia. E mi raccomando, seguitemi anche su Instagram per vedere tutti i retroscena dei vari video. E con questo panorama eclatante, non so come definirlo, magnifico, ci salutiamo per davvero.